Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, rieccoci ancora in questa nostra estate 2013 nella rubrica che abbiamo voluto inventare, che abbiamo definito Dialoghi o Conversazione sotto l'ombrellone, qui con il nostro amico Sandro, oggi nella spiaggia qui della Marina. Ciao Sandro, benvenuto. Ciao a tutti. Allora, caro Sandro, così, come innanzitutto, come ti sta andando questa estate? Siamo ormai alla conclusione, gli ultimi giorni, gli ultimi sprazzi, come te la sei passata, come te la sei goduta? No, tutto sommato tutto bene, tutto regolare come al solito. Certo, prima di entrare in letargo si fanno gli ultimi giorni di spiaggia. Certamente. Un po' di sole, oggi un po' di nuvole purtroppo. Esattamente. Ma comunque dai. Diciamo che più che sotto l'ombrellone siamo sotto le nuvole. Sotto perché le nuvole. Oggi è una giornata un po' coperta, comunque non hai disdegnato di venire qui al Lido di Venezia in spiaggia. Stare in mezzo alla natura, anche qui in riva al mare, è un'ottima cosa. Benissimo. Allora, senti, parlavamo un po' delle varie problematiche che toccano Venezia, no? E mi volevi così accennare, non solo a me, ma ovviamente a tutto il blog e a tutti i nostri amici, di una situazione che sta capitando ai giardini, esattamente per quanto riguarda il trasporto pubblico e in particolare di pontili della linea 5.1 e 5.2, se non ho capito male, che sono stati costruiti e hanno spostato la sosta dei motoscafi più avanti rispetto alla fermata storica che era i giardini. Ci vuoi raccontare un po' questo fatto, come va a incidere sulla popolazione, eccetera, questa situazione? È un po' complicato, bisogna vedere un attimino come l'azienda e tutti i vari settori hanno studiato questo meccanismo. Da una parte si può vedere il lato, diciamo, pratico di voler smistare le troppe linee che magari nel periodo estivo attraccano praticamente ai giardini. Certo. Però d'altronde si può anche verificare tutti i vari handicap che ci sono su altre situazioni, tipo ad esempio d'inverno, che trovo una cosa quasi assurda, che i servizi di linea del 52, del 6 o quello che è, si debbano fermare alla biennale al posto dei pontili di giardini. Quindi spieghiamo un attimo, allora sono stati costruiti questi nuovi pontili, una piattaforma vicino alla biennale, che sono operativi anche d'inverno da quello che ho capito, cioè il 5.2 e il 4.2 si fermano vicino alla biennale. Praticamente anche per il periodo invernale, cioè quello che sta, il flusso, diciamo, di servizio pubblico che viene effettuato nel periodo estivo praticamente uguale va anche nel periodo invernale. E questo ovviamente incide negativamente sulla popolazione, sulla residenza, anche sugli anziani che, diciamo, vivono tra Secomarina, San Giuseppe, queste zone di Castello. Diciamo che influisce, sì, perché sappiamo tutti, o perlomeno per chi vive a Venezia e soprattutto conosce la zona di Castello e limitrofi, che Castello e Venezia nel suo insieme è abitata da molti anziani. Certo, certo. E dunque, quando tu gli dici devo andare ad esempio a Piazzale Roma e per cercare di fare un po' di 10 minuti prima, un quarto d'ora prima per arrivare sul posto, devi utilizzare un motoscafo. Per prendere il motoscafo devi all'anziano di chiedergli di fare qui 100 metri in più. Quindi ipoteticamente anche mettiamo una famiglia con bambini, con passeggini, che parte da via Garibaldi, ma anche con dei pesi, perché può capitare, sì, magari che un'anziana possa andare, faccio un esempio, vada al Lido, oppure debba andare, non so, in centro storico utilizzando un motoscafo o alle zattere o qualsiasi si voglia, deve logicamente andare a recarsi ai pontili della biennale anche nel periodo invernale, e questo lo sottolineo, con pioggia, con neve, con quello che comporta anche il concetto stesso che quello è un punto anche, diciamo, maledetto. Da tanti dicono che è un punto abbastanza maledetto, perché qua, soprattutto nel periodo autunnale invernale, sì, quando tira un po' d'aria, logicamente ci sono i temporali forti, logicamente c'è anche il discorso che la pioggia viene di traverso. Dunque tu devi dire, si deve arrivare a un concetto che se tu arrivi da una, non so, una via Garibaldi o da Secomarina o da qualsiasi punto della zona, quando fai il ponte c'hai i pontili e, diciamo, sei a posto.
Quando tu invece ti trovi l'imbarazzo di dire devo andare a prendere il motoscafo al posto del vaporetto per far prima o per arrivare a un determinato punto, devi dire sì, devo prendere appunto il motoscafo, mi devo fare ulteriori 100 metri, tra cui in un punto dove in un periodo di vento e di pioggia certamente tutta. Quindi diciamo oltre, cioè si assomma la fatica, il fatto di disagio motorio di un anziano, una persona comunque anziana di una certa età, ha anche il concetto atmosferico, cioè c'è anche una brutta giornata, situazioni particolari, vai lì e spesso e volentieri te la becchi tutta. Quindi poca funzionalità praticamente del pontile in questo caso, che potrebbe essere risolta ad esempio d'inverno portando certo, il motoscafo certo. alla fermata vera e propria dei giardini certo. esatto in questo caso, ma perlomeno limitare tutto sommato il concetto di lasciare una linea sia alla biennale, però diciamo il restante, visto che d'inverno vengono sottratte la linea 2, la linea 8 e altre eventuali possiamo, linee, potremmo dire anche il vaporetto dell'arte? Ultimamente esatto. Guarda, a grosso modo anche quello, perché il vaporetto dell'arte, calcolando la frequenza delle corse, calcolando vari fattori, certo, insomma, il passaggio è... diciamo a novembre chi lo usa più il vaporetto dell'arte mi sembra più un... sì, nel periodo estivo diciamo è una cosa che va dalla primavera alla fine fino a settembre, fine settembre, prima di ottobre, quindi poi si potrebbe sempre attuare il concetto di riportare le corse o la maggior parte delle corse ai pontili originali. Certamente. Dei giardini. Facciamo un esempio, tu in questo momento sei nella sede dell'azienda dei trasporti, qual è il tuo desiderio? Cosa vorresti dire per risolvere questa cosa? Cosa vorresti dirgli per risolvere questa situazione? Beh, sarebbero tante le cose da dire e sinceramente su due piedi appunto sghignazziamo, perché la risposta forse sarebbe ovvia, dai. Sì, sarebbe anche ovvia, perché basterebbe un po' di buon senso sì. e di dire, non so, finché è d'estate, ok, lasciamo le cose come sono. Certamente. E le corse che sia abbiano l'attracco dove sono attualmente. Però, tra virgolette, dare un concetto di dire quando finisce, non so, una biennale, quando finisce il periodo clou di questo turismo, che poi alla fin fine diciamocela chiara e netta, e stringendo, quando inizia ottobre sì. la zona di Castello diventa un deserto, cioè non vale neanche più la pena lasciare i pontili in quel e punto. Con le corse come se fosse un periodo estivo. Ecco. Esattamente. Allora, questa era la problematica che ci volevi dire, abbiamo finito il nostro tempo, ti ringrazio di averci così fatto presente questa situazione, vedremo come blog magari di fare un intervento, di effettuare una pratica per tutti gli abitanti di Castello e soprattutto di Secco Marina. Ti ringrazio Sandro, veramente gentilissimo della tua testimonianza, certamente. Per il momento amici è tutto, Tello Aquilotti Laguna, il blog di Venezia Laguna Nostra. Ciao al nostro amico Sandro. Ciao.